Sono Margherita Andretta, sono una farmacista, vi porto i saluti dalla dottoressa Scroccaro che sostituisco perché oggi non poteva essere con voi e comunque farò la relazione che avrebbe fatto lei e che riguarda i costi e l'appropriatezza del trattamento farmacologico. Vi porto un po' di dati, adesso abbiamo fatto tanta clinica, tante cose estremamente interessanti, adesso andiamo più sui dati che magari sono un po' meno interessanti, soprattutto magari dal punto di vista di un medico. Comunque, giusto per inquadrare il problema, la prevalenza d'uso dei farmaci per l'osteoporosi nella regione Veneto è quella che vedete rappresentata in questa diapositiva. Siamo all'1,8% degli assistiti ed è praticamente una prevalenza d'uso che è perfettamente sovrapponibile a quella italiana. La prevalenza d'uso, qui andiamo sulla medicina di genere tanto cara alla dottoressa Micheli e vediamo come sia un utilizzo che è molto più frequente nelle femmine rispetto ai maschi, siamo al 3,2% nelle femmine contro uno 0,3% nei maschi e ovviamente è una prevalenza d'uso che aumenta con l'aumentare dell'età. Nella fascia over 75 siamo al 7% della popolazione trattata con questi farmaci. Se poi andiamo a confrontare le diverse realtà della nostra regione, vedete che a fronte di una prevalenza d'uso di 18 per 1000 abitanti, quindi di 1,8% per 1000 abitanti maggiorenni nella regione Veneto, ci sono alcune differenze fra realtà e realtà. Siamo al 22 nella Dolomitica e nella Scaligera Napolesana, siamo a livelli inferiori ad esempio a Treviso e a Padova. E questo può anche avere una spiegazione dal momento che questi dati non sono pesati con l'età della popolazione, nel senso che la Dolomitica e la Polesana notoriamente sono ASL più vecchie rispetto alle altre ASL del Veneto. Andando poi a parlare di spesa, i farmaci per l'osteoporosi, compresi anche il calcio e la vitamina D, mentre nei dati che avete visto prima sulla prevalenza il calcio e la vitamina D non sono compresi, se invece andiamo a comprendere il calcio e la vitamina D nei pazienti over 45, per cui insomma si pensa che l'utilizzo sia associabile a un problema di osteoporosi, questi farmaci cubano per 26 milioni di euro in un anno e rappresentano il 2% della spesa farmaceutica complessiva che nella nostra regione mediamente è di 1,5 miliardi di euro l'anno. Il trend di spesa di questi farmaci è in incremento negli anni, dal 2014 al 2017 vedete come da 22 milioni siamo passati a 26 milioni e l'incremento è sostanzialmente dovuto a vitamina D, che è quella che aumenta più di tutti, a teriparatide e denosumab, mentre i bifosfonati stanno bilanciando questo incremento, nel senso che le genericazioni, le riduzioni dei prezzi che hanno accompagnato le genericazioni comunque hanno aiutato a mantenere comunque sostenibile la spesa evitando incrementi superiori. Suddividendo la spesa per principio attivo, la vitamina D, gli analoghi rappresentano un terzo della spesa, seguiti dalla teriparatide che è al 17%, da acido ialuronico al 12%, associato a vitamina D un altro 9%, 9% anche il denosumab e poi tutti gli altri. La vitamina, all'interno della vitamina D analoghi, fortunatamente il grosso della spesa è rappresentato dal colecalciferolo e nel 2017 per questo farmaco sono stati spesi 9 milioni di euro nei pazienti che hanno più di 45 anni. Dati questi dati che possono voler sottendere tante cose, però così sono dati, son dati grezzi, però sono dati che, da cui la regione parte per poi fare tutta una serie di altri ragionamenti, nel senso che uno degli obiettivi di compiti che viene data alla regione, fissati dei vincoli di spesa a livello nazionale, è di farsi bastare questi fondi che vengono messi a disposizione governandoli al meglio e utilizzando quanto più possibile
l'arma dell'appropriatezza. La Regione Veneto negli anni ha messo in campo tutta una serie di attività per lavorare nel senso dell'appropriatezza e quindi dalle valutazioni HTA, le linee di indirizzo che oggi vi sono state presentate, ad andare a individuare i centri specializzati che possono prescrivere alcuni farmaci che hanno bisogno di un'expertise particolare per essere utilizzati, a un monitoraggio molto frequente che viene fatto, e poi dando anche degli obiettivi e degli indicatori di appropriatezza che sono condivisi con i clinici, appunto perché quello che è il nostro obiettivo, anche se da parte nostra abbiamo dei vincoli che ci vengono imposti molto stringenti sui costi, quello che vogliamo fare è sì rispettare questi vincoli, ma cercare di farlo in maniera ragionevole, quindi condividere gli obiettivi che danno permettono poi di rispettare questi vincoli, ma condividerli con i clinici in modo che possano essere pur nati da una questione di risparmio, però possano ragionare in termini di appropriatezza. E questi sono un po', in questa diapositiva sono rappresentati quelli che sono i punti che la Regione va a monitorare nell'ambito dell'osteoporosi. Alcuni di questi obiettivi che vengono dati, che appunto nascono da dei vincoli di bilancio importanti, però sono, come potete vedere, sono divisi in due. Ci sono degli obiettivi che portano ad investire risorse e quindi aumentare la spesa, ed altri obiettivi, appunto perché abbiamo questi vincoli, che invece sempre in ambito di appropriatezza cercano di contenere le spese. Tra gli obiettivi che vanno sicuramente a chiedere un investimento di risorse abbiamo l'obiettivo che va a misurare quanti dei pazienti che hanno avuto una frattura vertebrale o di femore oppure sono in trattamento con corticosteroidi che vengono trattati con i farmaci per l'osteoporosi. Questo dato nel Veneto ci dà un numero che è il 24%. Cosa vuol dire? Che solo uno su quattro dei pazienti che hanno avuto una precedente frattura vertebrale o femore o che sono in trattamento cronico con corticosteroidi vengono trattati con questi farmaci. Quindi, vedendo questo obiettivo qui, quello che viene detto alla classe medica è: state attenti, ci sono tanti pazienti che potrebbero beneficiare di questi farmaci e non vengono trattati. Contemporaneamente poi c'è un altro obiettivo che andiamo a misurare, che è quello sull'aderenza. Sapete benissimo, penso che ne abbiamo parlato anche prima, che per i trattamenti cronici o siamo aderenti nell'utilizzo di questi farmaci oppure rischiamo di buttare via risorse, e solo uno su due, un po' più di uno su due dei pazienti che vengono trattati con i farmaci per l'osteoporosi sono in realtà aderenti. Se poi andiamo a vedere, e questo ce lo dice la nota AIFA, ne ha parlato prima il professor Rossini, quando si usa un farmaco per l'osteoporosi bisogna che in associazione venga dato calcio e vitamina D. In realtà solo il 66% dei trattati con farmaci per l'osteoporosi associano calcio e vitamina D, e quindi anche qui bisogna che andiamo a investire, bisogna che aumentiamo la quota di pazienti che sono in trattamento con i farmaci per l'osteoporosi che prendono anche calcio e vitamina D. D'altra parte invece abbiamo degli indicatori, degli obiettivi che ci dicono che invece forse le risorse che abbiamo a disposizione le stiamo un po' sprecando. Abbiamo un indicatore che va a misurare quanti dei pazienti che non hanno le condizioni per prendere i farmaci per l'osteoporosi in realtà li prendano, e quindi pazienti che non hanno avuto una precedente frattura vertebrale o di femore, pazienti trattati con corticosteroidi, pazienti che non hanno mai fatto un accertamento per l'osteoporosi e sono trattati con questi farmaci, sono il 34%. Poi abbiamo un 12% di pazienti che sono occasionali al trattamento, che vuol dire che stanno prendendo i farmaci per l'osteoporosi per meno del 20% del tempo di esposizione al trattamento e che quindi fanno una terapia assolutamente saltuaria che poi serve a poco in termini di benefici. E poi questo è un obiettivo che avevamo aggiunto, che abbiamo messo anche nel documento delle linee di indirizzo, in cui siamo andati a vedere quanti dei pazienti che hanno prescrizione di denosumab siano prima passati attraverso un bifosfonato.
E quindi il discorso un po' delle linee di trattamento che faceva il professor Rossini prima, e qui siamo al 64%. Quindi sul panorama dei 74.000 pazienti veneti che sono trattati con farmaci per l'osteoporosi, questo è l'andamento. Poi dopo vedremo anche il confronto con l'Italia, quindi capirete un po' l'affermazione che diceva i pazienti veneti sono trattati meglio degli altri. Effettivamente è vero, ed è vero sia in termini di trattamenti che poi di esiti. Però penso che il lavoro da fare sia importante, che da una parte sicuramente noi vi diciamo bisogna prescrivere di più, anche spendendo di più, dall'altra parte bisogna stare attenti a cosa stiamo facendo su una quota di pazienti, perché forse le risorse che potremmo investire laddove siamo in difetto potremmo ricavarle da dove invece stiamo prescrivendo in maniera non appropriata. Crediamo talmente tanto a questo modo di lavorare, quindi dando degli obiettivi che non pongono dei limiti di spesa ma che vanno nel senso dell'appropriatezza, che alcuni di questi obiettivi sull'osteoporosi sono stati messi all'interno degli obiettivi assegnati ogni anno ai direttori generali. E quindi vedete qui l'obiettivo A33, alcuni di voi probabilmente se lavorano in ASL che hanno utilizzato questi obiettivi all'interno dei patti aziendali, penso che poi se li trovino anche a discutere quando fanno gli incontri con i servizi farmaceutici. E adesso volevo descrivervi un po' com'è l'andamento per questi indicatori a livello poi della nostra regione. Appunto, avete visto, abbiamo l'indicatore, quello sull'associazione del calcio e la vitamina D nei pazienti che sono in trattamento con l'osteoporosi, appunto qui siamo al 66,1%, quello che vi viene richiesto è di incrementare questa quota qui, e quindi nei pazienti che sono in trattamento con questi farmaci aggiungere calcio e vitamina D. Con il professor Giannini stiamo lavorando anche analizzando i dati della nostra regione per capire nei pazienti che prendono meno l'associazione ai farmaci per l'osteoporosi che benefici possono esserci, e i dati che sono usciti sono dei dati bellissimi, importantissimi, che presto pubblicheremo, ma che vanno proprio nel senso della necessità di fare questa associazione qua, altrimenti se non la facciamo è meglio quasi non dare il bifosfonato, perché gli effetti comunque non sono buoni. Detto questo, abbiamo detto all'inizio, abbiamo una spesa per la vitamina D che è in incremento, è una spesa importante, molto spesso penso siate stati chiamati perché una delle voci che stanno aumentando molto nella spesa è quella della vitamina D. Il trend vedete che è in forte incremento. Se andiamo a vedere in che fasce di età viene prescritta, comunque il grosso della prescrizione è nelle fasce over 45. In particolare più della metà dei trattati hanno più di 65 anni. Però quello che forse è l'attenzione da fare per la vitamina D è di evitare di utilizzarla nelle condizioni in cui prima ha richiamato l'attenzione anche il professor Rossini, e di andare invece a metterla dove ce n'è effettivamente bisogno, quindi sicuramente nei pazienti che sono in trattamento con i farmaci per l'osteoporosi. L'altro indicatore è quello dei pazienti che sono in trattamento, che hanno avuto una frattura vertebrale o di femore e sono in terapia con corticosteroidi e sono in trattamento con i farmaci per l'osteoporosi. Qui siamo solo al 23% dopo, e quindi dobbiamo aumentare, sia per questo indicatore ma anche per altri. Ovviamente quello che viene utilizzato sono dei proxy. Noi molte delle fratture di vertebre non le vediamo, quindi può essere che gli indicatori poi non vadano al dettaglio del singolo paziente, però se un valore è il 23%, sicuramente quello che andiamo ad approssimare non è così elevato per poter migliorare in maniera significativa questo indicatore. Quindi
l'indicatore poi va considerato in questo senso qua, deve essere uno strumento di lavoro, di audit, per verificare poi cosa effettivamente ciascuno di voi sta facendo sul singolo paziente, quindi il supporto che la regione o la ASL vi dà nel darvi dei dati di ritorno su questi indicatori non deve essere visto come uno strumento di controllo sull'attività paziente per paziente, ma come uno strumento di lavoro, di confronto, per capire poi se effettivamente dietro al dato ci sia un problema e quindi si possa intervenire per migliorare la situazione. E l'altro indicatore invece che fa il paio con quello di prima, lì avevamo pazienti che devono essere trattati e che non lo sono, qui abbiamo pazienti che invece non dovrebbero essere trattati e invece lo sono, anche qui con tutte le approssimazioni del caso, comunque abbiamo un 33,4% dei nostri pazienti che sono in trattamento con farmaci per l'osteoporosi senza apparentemente, almeno utilizzando i flussi di dati amministrativi, non avere le condizioni per poter avere accesso a questi farmaci. E l'altro indicatore che avevo fatto vedere prima è quello sul denosubab, ma anche qui, a parte alcuni pazienti, prima di arrivare denosubab, anche perché è un farmaco di prescrizione specialistica, è importante vedere se già il bifosfonato da solo funziona, è un problema qui esclusivamente di costi, però anche l'algoritmo di AIFA prevede che ci sia poi una certa scala di trattamenti prima di arrivare ai farmaci magari più potenti e più costosi. Anche sull'utilizzo del denosumab, come abbiamo visto ieri sulla come abbiamo visto prima sulla prevalenza d'uso dei farmaci, abbiamo alcune differenze importanti fra aziende sanitarie e altre. A fronte di una prevalenza d'uso di denosumab che è pari a 11 per 10.000 abitanti, abbiamo la Scaligera, quindi l'area di Verona, che ha 24, contro altre realtà come può essere l'Alto Vicentino o l'area di San Donà, che sono al 4 per 10.000, o Vicenza che è al 7, oppure l'area la Dolomitica, la Trevigiana, che sono 8, quindi sicuramente ci sono differenze. Non penso che questo sottenda caratteristiche diverse dei pazienti, ma semplicemente un atteggiamento prescrittivo da parte degli specialisti, dei medici, diverso. Stesso discorso per la teriparatide, che è l'altro farmaco che nasce da una prescrizione specialistica, e quindi a fronte di una prevalenza d'uso di teriparatide di 26 per 100.000 abitanti in Veneto, anche qui abbiamo realtà in cui siamo abbondantemente sopra la media, come l'Euganea e la Polesana, che siamo rispettivamente al 39 e al 34%, e altre aree come la Scaligera o l'Alto Vicentino, che invece sono rispettivamente al 18 e al 15%. Sulla teriparatide non è una cosa che vi riguarda direttamente, nel senso che appunto non siete voi a generare la prescrizione, però in passato c'era stata molta polemica perché avevamo ridotto drasticamente i centri che lo potevano prescrivere rispetto al passato, però anche in questa situazione in cui i centri sono rimasti 26, vedete come alcuni lavorano molto, altri hanno un'attività inferiore, quindi forse è arrivato il momento anche qui per vedere se mantenere tutti questi centri oppure di cercare di concentrare ulteriormente, perché appunto dal nostro punto di vista, ma penso che sia un parere condivisibile, è importante che il paziente, quando arriva allo specialista, non lo trovi sotto casa, ma trovi una persona che è in grado di dargli la terapia più corretta per la sua situazione. Quindi il fatto di avere tanti centri sicuramente non è un vantaggio poi per il paziente. E gli altri due ultimi indicatori sono quelli sull'aderenza e sull'occasionalità, che anche questi vanno in coppia e che secondo noi sono indicatori molto importanti, e su questi sì che la responsabilità è totalmente a carico del medico di medicina generale, perché se sugli altri la scelta di inizio di trattamento può essere dello specialista, qui chi vede il paziente siete solo voi, e solo voi potete essere in grado di capire se il paziente utilizza nel modo appropriato i farmaci.
sull'osteoporosi, ma come per tutte le patologie croniche, l'aderenza è attorno al 50%, e quindi su questo è importante che tutti insieme lavoriamo, perché utilizzare i farmaci, spendere bene, vuol dire utilizzarli al meglio, e quindi anche aumentando l'appropriatezza, anche se questo poi per le casse della regione vuol dire spendere di più. D'altra parte abbiamo un 12% di pazienti che stiamo praticamente non trattando, gli stiamo dando farmaco che però non servirà a niente, e quindi su questi una rivalutazione sul fatto del perché glielo stiamo prescrivendo forse va fatta, e se il paziente non è in grado di collaborare forse è meglio non dare il farmaco, che almeno non lo sottoponiamo neanche agli effetti collaterali che anche poco farmaco gli può dare. Le ultime diapositive un po' per far vedere che effettivamente noi stiamo trattando meglio i nostri pazienti rispetto al resto d'Italia. Qui dalla colonna verde è il valore del Veneto, e la colonna azzurra è il valore dell'Italia. E quindi su tutti gli indicatori... Cosa c'è? Su tutti gli indicatori il dato del Veneto è migliore rispetto a quello dell'Italia, e di questo va dato sicuramente merito a tutti voi, a chi prescrive, a chi segue i pazienti, agli specialisti che comunque sull'argomento sono sempre stati molto presenti e che ci hanno anche sia i rappresentanti della medicina generale sia gli specialisti che qui sono in sala ci hanno dato una grossa mano e sono autori del documento di indirizzo che la Regione ha prodotto e che oggi è stato abbondantemente presentato. E quindi per chiudere, quello che volevo un po' riassumere è: noi abbiamo questi vincoli di cui vi ho parlato all'inizio che mettono la Regione nella posizione di dover definire dei tetti di spesa. Quest'anno non so se ve l'hanno già comunicato, però per la medicina generale il tetto sulla convenzionata è stato definito ed è stato associato un pro capite per sempre per la spesa territoriale convenzionata di 108 euro, che è in riduzione rispetto all'anno precedente. Sento che non era stato comunicato. Adesso per il 2018 è 108, quindi penso che sia molto importante per evitare di... arrivare a un punto in cui non ci sono più soldi per trattare i pazienti, che lavoriamo in questo senso qui. Io ho fatto vedere degli indicatori che aumentano e degli indicatori che riducono, perché purtroppo non l'abbiamo deciso noi, non penso che si divertano neanche a livello centrale a farlo, però le risorse sono finite e quelle dobbiamo farcele bastare. Il Veneto, e vi presento i dati, vi mostro i dati di gennaio-agosto, fra tutte le regioni italiane è l'unica a stare, l'unica oltre al Piemonte che è una new entry, a stare all'interno di questi vincoli. Penso che non lo stiamo facendo sulla salute dei nostri pazienti, ma lo stiamo facendo perché siamo più appropriati probabilmente di altri. Questo è uno studio che ha pubblicato il professor Giannini, che fa vedere come negli ultimi 10 anni in Veneto le fratture si siano ridotte, e quindi non è che si sono ridotte perché improvvisamente è successo qualcosa, ma forse perché stiamo trattando meglio le persone, quindi questo ha un beneficio sui pazienti. Stiamo facendo sempre col professor Giannini un altro studio che vi ho anticipato prima sul valore del calcio e la vitamina D associati ai farmaci per l'osteoporosi, e come il fatto di trattare bene i pazienti e quindi di usare bene i farmaci poi abbia un effetto sugli eventi e quindi anche sui costi associati a questi pazienti, sui costi sanitari complessivi, che non sono solo i farmaci ma sono anche i ricoveri, le prestazioni, la riabilitazione e quanto ad essi associato. E quindi ultima diapositiva è un po' il metodo di lavoro che stiamo portando avanti e che vorremmo continuare a fare. Noi abbiamo purtroppo dei vincoli definiti, dobbiamo definire dei pro capite, potremmo dare il pro capite e dire ognuno si arrangi e faccia quello che meglio crede.
Oppure penso che condividere con voi degli obiettivi che vanno nel senso dell'appropriatezza, che vanno a togliere dove c'è da togliere, aggiungere dove c'è da aggiungere, penso che sia uno strumento di lavoro che ci permette un confronto migliore, ci permette anche di andare nel senso di migliorare le condizioni di salute dei nostri pazienti. E poi alla fine l'ha fatto già vedere Sandro Giannini, spero speriamo di riuscire a pubblicare a breve l'altro lavoro, e quindi va anche nel senso di un miglioramento clinico dei nostri pazienti e quindi nel migliorare lo stato di salute della popolazione generale. Grazie.